Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo cosa fare se il drone non si arma. Molte volte dopo aver finito una build, arrivati al momento di provarla, armiamo i motori e non succede nulla. Capire il problema è difficile, in quanto il drone può non armarsi per svariati motivi. Vediamo quindi come muoverci se questo dovesse capitare. La prima cosa da dire è che se il drone è collegato a Betaflight non può armarsi per motivi di sicurezza. Sempre a proposito di sicurezza, quando siete a banco ricordatevi di rimuovere le eliche, perché dentro casa non servono a nulla ed è un rischio tenerle montate durante i test. Ci sono due modi per capire perché il drone non si arma, il primo da Betaflight, il secondo direttamente dagli occhiali FPV. Per vedere le cause che non fanno armare il drone dagli occhiali bisogna andare su SD e avere i warnings abilitati. Inoltre è importante qui avere la voce arming attiva. Queste sono tutte cose già attivate di default, è molto importante quindi che in fase di configurazione non le disattiviate. A questo punto, per capire perché il drone non si arma, è sufficiente andare nel tab Setup. Nel Box Info infatti vengono riportate le cause che impediscono al drone di armarsi. Come vedete, questo drone non si arma perché abbiamo tre problemi: RX Failsafe, Angle ed MSP. Puntando il cursore sopra la scritta avremo una breve descrizione del problema. Ad esempio, RX Failsafe significa che non viene rilevata la ricevente nel sistema. Quindi in questo caso la prima cosa da fare è verificare che la ricevente sia collegata e configurata bene. Angle significa che il drone non è messo a livello, quindi in questo caso posizioniamolo su una superficie piana. MSP, come dicevamo all'inizio, è dato dal fatto che il drone, se collegato a Betaflight, non può armarsi. Questo messaggio verrà sempre visualizzato e se alla fine avete solo MSP non c'è nessun problema. Sulla pagina ufficiale di Betaflight vengono elencati tutti i codici che possiamo trovare. Questa pagina è molto importante perché è la risorsa principale per capire di che problema si tratta e cosa fare per risolverlo. Vi consiglio quindi di salvare questa pagina nei preferiti, trovate il link in descrizione. Vediamo com'è strutturata. In questa colonna abbiamo il nome del codice che viene visualizzato nel box info o negli occhiali FPV. Nella colonna a fianco abbiamo una breve descrizione del problema. In questa colonna abbiamo la sequenza di beep che identificano il problema. Questo è un metodo alternativo per identificare il codice errore, ma a mio parere è troppo macchinoso, quindi lo lasciamo perdere. Usiamo il box info che è decisamente più semplice e intuitivo. Infine, in questa colonna abbiamo le azioni richieste per risolvere quel determinato problema. Se siete agli inizi, delle volte, anche se avete identificato il problema, potreste avere difficoltà a risolverlo. Questo perché alcune cause richiedono delle conoscenze particolari per capire dove intervenire. Per questo motivo, nei prossimi video vedremo nel dettaglio i vari problemi e i passaggi da fare per risolverli. In descrizione vi lascio la playlist di questa videoserie con tutti i video che farò su questo argomento. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.